età e solo una piccola percentuale riguarda allontanamenti volontari. La ricerca delle persone scomparse coinvolge tutti, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, ma molto importante è anche il contributo dei volontari. Per questo questa mattina ci hanno raggiunto in studio Carmine Lizza, responsabile nazionale protezione civile dell'ANPAS, e Mirko Malatesti, responsabile del gruppo protezione civile della pubblica assistenza Casentino. Buongiorno. Buongiorno. L'ANPAS è l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, la più grande organizzazione di volontariato presente in Italia, organizzazione laica di volontariato. Ad essa infatti aderiscono oltre 800 associazioni presenti su tutto il nostro territorio. E l'ANPAS ha proprio messo a punto un progetto sperimentale per la ricerca delle persone scomparse. Di questo parleremo, ma prima di entrare nel vivo del progetto vorrei chiederle innanzitutto quali sono le attività dell'ANPAS per conoscervi meglio, in quali casi intervenite. Allora, l'ANPAS, come già detto in precedenza, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, nasce nel 1904 a Spoleto, quindi è un'associazione che ha ormai più di un secolo di vita. Sin dalla nascita di questa associazione ci siamo mossi sul campo, diciamo, dell'emergenza. Attualmente le attività che svolgiamo quotidianamente sono quelle che vanno dal soccorso sanitario al sanitario di non urgenza, ai servizi sociali, servizio civile, adozioni internazionali e la protezione civile, come dicevo prima. Nell'ambito del discorso della protezione civile c'è anche questo aspetto che riguarda la ricerca delle persone scomparse. Le principali attività di protezione civile che abbiamo fatto vanno dal terremoto del 1908 di Messina e Reggio Calabria fino all'ultimo terremoto che c'è stato in Abruzzo nel 2009. L'impegno dei volontari anche in quel caso è stato abbastanza importante, massiccio, sono intervenuti circa 3.000 volontari e l'emergenza è andata avanti da aprile fino a tutto dicembre. Entriamo ora nel vivo del progetto. Avete dunque messo a punto questo progetto sperimentale d'accordo con il Dipartimento della Protezione Civile proprio per la ricerca delle persone scomparse. Di cosa si tratta? Qual è l'obiettivo? Il progetto non è altro che disporre i volontari o gli enti nel momento di attrezzature idonee e digitali in modo tale di metterle in cartografia per la ricerca negli dispersi, per riuscire a mappare meglio la situazione in caso delle ricerche, per coprire meglio il territorio e avere un apporto storico di quello che sta succedendo al momento. Dunque, cosa significa in pratica la mappatura degli spostamenti effettuati dai ricercatori? A cosa può portare? Allora, sicuramente può portare a una migliore visibilità di dove in pratica viene fatta la ricerca e di conseguenza avere un apporto storico in serata o durante i momenti successivi per poter essere in grado di confermare le ricerche di dove in pratica è passato il volontario o gli enti. Tutto questo avviene attraverso apparecchiature GPS? Sì, questa apparecchiatura in pratica non è altro che attrezzare, come dicevo prima, i volontari di attrezzature GPS che verranno messe in contatto tramite una centrale, una base che avrà un database e registrerà al momento l'effettivo sviluppo dell'azione. Ecco. Lizza, un altro problema è quello dell'incolumità dei volontari che partecipano alle ricerche, è così? Assolutamente, questo è uno dei problemi più importanti perché spesso ci si ritrova, invece di portare soccorso, c'è bisogno di soccorso da parte di altre persone. Per questo è importante fare un'accurata fase di formazione dei volontari. È importante sottolineare il discorso che i volontari, prima di poter fare alcune azioni in campo, devono avere alcune caratteristiche. Queste caratteristiche poi devono essere sviluppate e potenziate attraverso una formazione mirata al tipo di attività che bisogna svolgere. È importante questo perché spesso noi vediamo che abbiamo a che fare con delle persone che sono sicuramente dei volenterosi, ma non sono delle persone, dei volontari veri e propri. Il volontario deve essere professionale in quello che fa, anche se sceglie in maniera, diciamo, spontanea l'attività da svolgere. Abbiamo detto che si tratta di un progetto sperimentale, dove è partito?
Questo qui è partito dalla nostra associazione tramite in pratica un progetto di innovazione nel territorio. Siamo allacciati alla provincia di Arezzo e tramite colonna mobile regionale facciamo in pratica tutto un ambito regionale toscana questo. Dunque è partito in Toscana. L'idea del progetto però è nata tanti anni fa dopo il ritrovamento dei corpi dei piccoli Ciccio e Tore a Gravina in Puglia, un episodio che come tutti ricorderemo tenne proprio gli italiani con il fiato sospeso. Perché è nata l'idea in quell'occasione? Perché durante le attività di ricerca spesso non abbiamo la certezza del contesto dove stiamo lavorando, quindi un progetto del genere, ma questo avviene anche con alcune unità cinofile in nostro possesso, e la possibilità di poter mappare sulla carta, di poter individuare le aree che sono state battute, è di fondamentale importanza anche per programmare le future attività. È importante questo anche perché ci permette di seguire, per un discorso di sicurezza che facevamo poc'anzi, di seguire in tempo reale la posizione del volontario o dell'unità cinofila, che è formato da volontario più cane, che si muove sul territorio. In quel caso lì c'erano state una miriade di persone che erano arrivati vicino al posto dove poi c'è stato il ritrovamento, ma in realtà non si era riuscito a vedere per una mancanza di organizzazione. È importante conoscere il territorio non soltanto da un punto di vista fisico, è così? Sì, assolutamente, e questo per riallacciarmi all'altro discorso che è importante, che è quello della prevenzione. La memoria storica è fondamentale per quello che riguarda la prevenzione da ogni tipo di rischio, per esempio nel caso di rischio sismico, per esempio avere l'esatta percezione di quello che è accaduto in un territorio ci permette di poterci aspettare eventuali altre situazioni simili, e di conseguenza questo ci permette di poterci difendere con accurate campagne di prevenzione. Quanto è importante intervenire tempestivamente? È molto importante, anche perché il momento caldo sono i primi giorni principalmente, perché comunque è la cosa più essenziale. Noi su quel vaso lì siamo in grado di comunque dare un apporto e un appoggio agli enti strutturalmente con il nostro materiale, così in automatico. Lizza, anche lei l'ha ricordato prima, è molto prezioso anche il contributo che apportano i cani nella ricerca dei dispersi. Voi dunque disponete anche di unità cinofile? Disponiamo di diverse unità cinofile distribuite sull'intero territorio nazionale. A questo punto volevo anche sottolineare il fatto che le unità cinofile generalmente sono addestrate per il recupero delle persone che sono vive. Quindi anche nelle macerie, per esempio, il cane dà dei segnali nel momento in cui riesce a trovare una persona sotto le macerie che è viva. E quindi c'è una grande difficoltà invece, purtroppo, perché spesso ci troviamo ad intervenire anche per la ricerca di persone scomparse che purtroppo non sempre rimangono in vita. E quindi la difficoltà anche dell'unità cinofile di poter portare a termine questo compito così importante. Che tipo di collaborazione? Con le istituzioni, noi come ANPAS nazionale, diciamo il nostro, sulla protezione civile, il nostro ente di riferimento è il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che ha sede a Roma. Però tutti i nostri livelli periferici, dai comitati regionali alle singole pubbliche assistenze, hanno degli ottimi rapporti di collaborazione sia con le regioni, con le province e con i comuni. Il volontariato lavora sempre a servizio e in collaborazione con gli enti. Brevemente, perché siamo in chiusura, un'ultima domanda. Quali sono i fattori che possono complicare le ricerche? Ecco, i fattori che possono... sicuramente il tempo. Bisogna intervenire immediatamente, il prima possibile, perché poi intervengono altri fattori, per esempio i fattori meteoclimatici. I fattori meteoclimatici sono importanti perché possono cambiare, nel caso per esempio della ricerca dei cinofili, le tracce e gli odori che sono stati lasciati in giro. E ci sono anche altri fattori che sono quelli della conoscenza del territorio, come stavamo dicendo prima. Grazie, 10 minuti finisce qui. Ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, Carmine Lizza e Mirko Malatesti. E vi ricordo che potrete rivedere questa puntata sul nostro sito, che è www.raiparlamento.rai.it. Grazie.